Sì, sono Roberto e che cosa dirvi? Ho sentito adesso anche il giudizio di Elena e posso essere d'accordo o parzialmente con lei. Oggi come prima botta calda, forse la deformazione da giornalista e vi chiedo umilmente scusa, però la prima cosa, la prima situazione che balza agli occhi di tutti e alle orecchie di tutti è che il popolo americano non si è fatto influenzare dagli organi di informazione di stampa, di televisione e di radio, perché gli organi di informazione americani soprattutto erano tutti per la signora Hillary Clinton. Probabilmente il partito della signora ha sbagliato a candidarla, perché l'altra persona che è stata battuta da Hillary Clinton forse era più idonea per rivestire questa carica, ma è una mia sensazione personale. Oggi la sensazione, non so se sia giusto o sbagliato il voto del popolo americano, so soltanto che è il voto del popolo libero, che poi non lo so se prenderà una toppa o veramente ci sarà una evoluzione positiva, questo non lo posso dire ora, però è un voto libero, tranquillo, sereno. Per quanto i mass media di informazione, di stampa, di televisione e di radio abbiano tentato di far marciare tutti verso la Clinton, gli americani hanno deciso di loro testa di eleggere Donald Trump. Anch'io ho letto che Trump non sarebbe all'altezza della situazione, che si è presentato tanto così per giocare un attimo. Non so se questo sia vero. Io so che dietro Trump c'è un telaio di uomini e di donne veramente da paura. C'è un gruppo molto omogeneo che sa benissimo di politica americana nazionale e internazionale, per cui staremo a vedere gli Stati Uniti d'America con Donald Trump cosa faranno sia sul loro territorio, sia nei rapporti con gli altri stati, che quanto ci riguarda con la nostra Italia e con Putin della Russia, perché lì si giocherà una bella fetta di credibilità a livello mondiale. Ci risentiamo per la prossima, grazie.